La fase 2 è una, come ci aspettavamo, non è economicamente, come dire, remunerativa. Però io devo fare un mio personale complimento alla cittadina di Agropoli perché stanno rispettando veramente in maniera esemplare tutti quelli che sono i dettami di questa fase 2. Siamo un po' confusi, siamo un po' disorientati, abbiamo poche frecce ormai al nostro arco, però dobbiamo cercare di farcela in maniera la più positiva possibile, perché una cosa del genere non ce l'aspettava, nessuno se la sarebbe aspettata, e la confusione è la vera nemica, secondo me, della fase 2. Diciamo che adesso è un pochettino fermo, fino a che le cose non si riescono a sbloccare un pochettino, a capire più che altro i protocolli di preciso cosa che dicono, e conseguentemente i commercianti non riescono ancora neanche ad organizzarsi bene. E noi facciamo forniture e attrezzature per negozi, più che altro dalle gelaterie, bar, pasticcerie, quindi stanno lavorando tutti quanti diciamo al 20% col freno tirato. Perché è capitato proprio nel periodo, diciamo, post-invernale, dove iniziamo a lavorare anche noi, quindi. Si sta un pochino iniziando a riprendere un pochettino con tutte le precauzioni del caso. Noi ad esempio stiamo lavorando tramite appuntamento, smart working da casa maggiormente, quindi facciamo un pochino questa attività e per cercare di far venire meno persone in agenzia. Quindi parecchie persone sono adeguate a fare i bonifici, qualcuno deve fare i pagamenti. Diciamo che vedendo un po' i bar stanno iniziando a cercare di fare qualcosa, ecco, per rimettere in moto un pochettino l'economia, perché quella è la cosa brutta, è questa, che nei mesi successivi, non ancora oggi, perché questo secondo me lo vedremo fra qualche mesetto o due, ci saranno parecchie aziende, parecchie persone che stanno già soffrendo oggi, quindi sperando che non ci siano tantissime chiusure di attività, proprio per questo motivo. Noi il nostro cerchiamo di mettercelo, però non è facile, con queste restrizioni giustamente che sia, ma non è facile lavorare così, perché il caffè, il bar, non dico che sia aggregazione, ma comunque è un momento di relax, un momento che ti vai a prendere un caffè, una cosa a volo che sia, però così è, non è facile, non è facile. Va bene perché dai un segnale di ripresa, diciamo, di rassicurazione alle persone, però è dura, non è facile. Dovrò fare in modo che si continui a fare sanzioni a chi non le mette. Ci vuole la forza pubblica. Se la forza pubblica garantisce che tutti rispettano le regole, la fase 2 può proseguire, se no saremo in carcere altri 6 mesi. Io sono un sanitario, per cui sono quello che più stringentemente dovrà osservare ecco, diciamo, delle ordinanze diciamo, per la sicurezza. Noi dobbiamo lavorare addirittura con la visiera, mascherine, camici monouso, calzari, doppio guanto. Qui abbiamo da dover soffrire un poco, ma stringiamo la cinghia perché se questo serve realmente per allontanare questa pandemia, comunque questo virus che sta falciando e sta completamente togliendo di mezzo una generazione di anziani che sono per le collettività di solito dei grandi bei riferimenti. Proteggiamoci per proteggere gli altri, per proteggere noi stessi. È un atto d'amore, è stato detto più volte, quindi è vero, un po' di sacrificio, ma per amore si può fare. Ho visto che lui conosco un po' tutti, quindi sono un po' amici, conoscenti, devo dire molto disciplinati. C'è sempre qualcuno, l'irregolare c'è sempre. È forse anche bello vederlo ogni tanto, ma quell'irregolare. Ma mediamente, comunque, devo dire la verità, hanno tutti rispettato scrupolosamente con gran senso di civiltà, ma veramente con gran senso di civiltà. E anzi, ringrazio tutti i cittadini di Agropoli e i conterranei perché insieme stiamo, secondo me, dimostrando di essere non solo civili, ma molto responsabili. Non sono molto convinto e molto contento di questa cosa, anche perché comunque respiriamo anidride carbonica. Fa male e fa proprio, cioè, è risaputo, fa male. Quindi se stiamo, va bene, a 2 metri di distanza, fino a quando poi non toglieremo anche quest'altra cosa dalla testa, possiamo metterla. Però quando camminiamo da soli la mascherina è proprio da non mettere. Io penso che l'unica cosa che doveva riprendere sono proprio le palestre per far sì che uno si rimettesse in forma dopo essere stato chiuso per 2 o 3 mesi a casa a mangiare soltanto o comunque a, tra virgolette, a deprimerci. Le palestre dovevano essere messe in sicurezza sicuramente, ma aprire quanto prima. Noi non possiamo illuderci in tempi brevi di risolvere questo problema. Dobbiamo ancora stare attenti.
nel senso che bisogna stare ancora a casa e quando si esce avere tutte le attenzioni e le cure che si possono avere con questa emergenza. Non rallegriamoci troppo, un altro poco di sofferenza ci sarà utile.